come ebrea l'ho studiata la storia millenaria dietro di me, e anche se non mi aspettavo assolutamente questa ondata di antisemitismo, la vivo, come ha detto il rabbino Arbib l'altro giorno, un interessante incontro. Lui ha detto: siamo stati per vari motivi, faraoni, uccisori di questo e di quello, siamo stati sempre odiati, siamo stati sempre perseguitati, fummo schiavi in Egitto, troppe storie ci sarebbero da raccontare, ma non si sa se sia una forza divina, se sia una forza umana, se sia una forza filosofica, se sia una forza etica, che cosa sia questa forza, sia pure in una minoranza delle minoranze delle minoranze, nonostante questo mondo intorno che ci accusa. Speriamo che anche dopo questa mandata spaventosa di odio, anche per, non so, gli ebrei italiani, che per esempio non c'entrano niente con le decisioni politiche di Israele, possono anche non condividerle, per esempio, possono anche non essere mai stati in Israele, possono essere con delle storie completamente diverse, sappiamo che siamo accusati di tutto quello che noi per primi non vorremmo vedere o aver visto.